su Canalissimi ragazzi, siamo qui tornati oggi con un video diverso dal solito, ma è agosto, che cazzo ce ne frega a noi dei video normali. Siamo qui oggi per giocare a questo qui, che adesso vedete anche la schermata, ovvero sapere e potere. Una bella sfida tra me e il Trevor a chi ne sa di più. NDR, come si direbbe negli articoli di giornale, abbiamo fatto una partita off camera, le ho prese pesantemente, quindi sono fortissimo o sono io handicappato, dobbiamo ancora capirlo, vedremo in questa seconda partita. Ok, ci siamo, io contro di lui ovviamente. Adesso vedrete che bei personaggi siamo fatti. Io ho preso la skin di Fortnite, quella della tipa, non mi ricordo come si chiama, tipo Harley Quinn. E io il Montanaro. Il Montanaro, eccoci. Ma soprattutto, ma tipo un trans il mio. Vabbè, col marsupio comunque. Ok, a zero. Abbiamo la bellissima foto del Trevor. Ok, prima domanda. Sport competitivi, musica, vita domestica, cinema. Già scelto io. Vita domestica, per darti contro, perché tu sei andato sicuramente sugli sport. E no, cazzo. Che non vuol dire che indovinerò sicuramente. No, però. No, adesso partiamo già male, però. Vedrete le risposte un po' dopo di noi, perché noi ovviamente le vediamo qui, voi le avrete quando noi diamo la risposta, quindi se volete giocare con noi, provateci, ma ovviamente è più difficile senza le quattro opzioni. Abbiamo una foto intanto. Aspetta, che tipo di salsa si trova nel piccolo pesce di plastica sulla sinistra? No, cazzo, questa la so. Ok, di soia, abbiamo indovinato tutti e due, questa era una enorme boiata. Sì. Ma hai preso più punti tu. Quanti però, la madonna. Vabbè. Ma ogni volta 2-0, vai così. Questa storia. Che non tanto esultare per il nulla, ma è comunque qualcosa da vincere. È importante vincere. Vediamo questo cibo e bevande cosa ci tira fuori. Adesso abbiamo anche, non so se tutti l'avete giocato, potete scaricarlo a gratis. Abbiamo anche gli scherzi da fare all'altro praticamente. Non si chiamano così, insomma, il potere. Io ho usato il blob adesso. Vediamo cosa ha usato lui. Adesso ce li tiriamo. Cosa hai mettiato? Il ghiaccio? Il ghiaccio. Il ghiaccio che praticamente bisogna premere più volte il tasto, e il blob bisogna pulire lo schermo sul telefono per cosa. Ovviamente se volete un video anche con Furia, con qualcun altro, lasciate un bel mi piace. Altra foto qua. Altra foto. Come si chiama questo organismo marino? Ma poi perché ci sono le tue facce oltretutto nel ghiaccio? Mi fa un sacco ridere questa cosa. Anch'io ho messo ostriche, ma non sono mica sicuro. È giusto. Nope. No. Infatti, non ero sicuro. Vabbè, bomba, almeno non hai sbagliato anche tu. Cosa ti mi lancia? Gnam gnam. Anche me. No! Adesso questo che abbiamo il nuovo, che prima toglie delle usato, lettere praticamente. Toglie delle lettere sempre qui sullo schermo dalle risposte che voi purtroppo non vedete. Vabbè, non siamo così professionali da far vedere anche lo schermo del telefono, ma non credo sia fondamentale ai fini di questo gioco. Ecco la domanda. Come si chiama l'altro speciale che non hanno il dopo? Ha un nome speciale? Scremato. Ma non vedo un cazzo. Non vedo un cazzo. Ma non so neanche cosa ho risposto. Colostro. Rostro ho messo io. Inchiostro. Inchiostro non credo. Che palle. Ogni volta così. Ogni volta. Grande così. Lo sapevo il colostro. Adesso c'è il giochetto, in teoria sì, credo, no? Sì, eccoci. Adesso quello, c'è quello da da. Non so se è uguale sempre. Sì. Ogni tre domande c'è un giochetto da fare. Ma no, collegate la canzone di fuoco all'artista. Non ho capito. La canzone di punto. No, sto facendo. Questa l'ho mi perso, sono perso nel finale. Alla fine io ho dato il massimo, però non penso di aver ho fatto un 4-5 di fila prima. Vediamo adesso chi ha più monete vince. Sì. Ero così bene, alla fine ho fatto quando schifo. è uscito a un certo punto Johnny Cash, Ring of Fire. When it burns. Ma non serve. Ring of Fire. Domanda jolly bambini, cibi del mondo. Domanda jolly. Cibi del mondo. Solo per darti fastidio. Oh. Quello di risultato fermentazione potrebbe essere una domanda fermata là. Mi pare una domanda un po' difficile, caro videogame. Anch'io ho messo yogurt. Un po' ragionando. Non penso sia giusto. Un po' però ragionando per la fermentazione batterica. Ah, ok, infatti, va bene. Però chi ha risposto prima? Io questa l'ho messa a ballo. Sì.
Certo che quando rispondi giusto e sbagliato, cioè, vabbè, oh. Dai, devo prendere una domanda che tu la sbagli, quello è... E boh, ma appena a metà del quiz? Ma sono già sotto, mi hai già doppiato. Doppio brutto, Doppio brutto, ma doppio. So, come viene fuori? Perché sono sotto, per quello mi viene doppio. Blob più ghiaccio ti ho messo, caro. Cosa ancora? Qua è un casino, qua è un casino. Devi pulire, leggere e poi spaccare. Però se è una roba impossibile che non ti indovini. Boh, almeno col 25% delle chances. In quella azione è possibile ammirare il salto. Ma non lo so, non lo so. Anch'io ho messo, è giusto secondo te, Hai messo a caso o hai... No, no, è giusto. Ho preso un quarto di tempo. Testa 3-8. Ma perché non la sapevo, dovevo spararla a caso. Il mondo di oggi è usato lo strapotere. Attenzione. I see my wings, adesso faccio. dai. Sono lentissimo, sono piantato. Ma perché ho... No, ma sai perché? Perché ho detto maiale no, perché i cosi non mangiano maiale, no? Quelle altre. E dopo ho letto le altre e ho detto, ecco, sicuro è maiale, no? Invece tu non hai pensato, hai detto maiale, bam, infatti era giusto. Quali era questo? Ah, quel di dividere le cose tra due... Tra due cose. Beh, comunque. Smistare, ecco. Comunque una spiegazione. Certe cose tra due cose. Cos'è la timica? Non so. Cazzo. No, ma dai, questa era facile. Pari? No. Ragazzo, mi andavo a pesca con mio papà, Capito, anch'io sono andato a pesca un paio di volte. Cosa vuol dire? Non è questione di quante volte sei andato a pesca. Ragazzo. No, dai. Piatti deliziosi. Vieni qua che parte la rimonta adesso, cazzo. Dai. Con quale nome hai conosciuto questo piatto negli Stati Uniti? Sì, la so. Bah! E questa col cazzo che mi batti, porca vacca. Oh, finalmente. Finalmente, almeno ti ho preso un po' di tempo. Te credo che avevo il ghiaccio, le bombe. Cristo, Gesù che sei sceso in terra. Dammi più punti però adesso, Vabbè. 80 punti, devo recuperare. Così a memoria non la so, però forse se mi viene scritto qua... L'1% se viene chiamato... Devo farla giusta e tu devi sbagliarla. Questo lo so. Io no. Cioè, nel senso, non mi ricordo benissimo il nome, però... Vediamo se... Lo so. Adesso... non si vede un cazzo. Giusto. Giusto, bitches. Giusto, Bibi. Okay. Dite che ha sbagliato. Lo so. John Bon Jovi. Ho messo a caso. Ho messo a caso. No, volevo mettere John Wick's Booth. Devo fare la risposta e tu devi sbagliarla. Cheat. Adesso andiamo qui, ragazzi. Ci sparano in alto a seconda di quanti punti abbiamo fatto. Ma adesso lo sta facendo, quindi lo spiego io. Lui sarà più in alto perché ha fatto più punti e dovremmo rispondere a delle domande per cercare di rimontare. Ah, meno mal ciò. Boh. Ah, ma no, è base così, ok, va bene. Ok, va bene. Gnam gnam, beccati gnam gnam e non muoio. Amico, il bombi. E non mi rompo la bombi lo passi. La bombi lo passi, la domanda. Dai. Dove cazzo è? Ma no, non c'è quello che volevo dire. Mi sì, invece. Dai, facile, Era palesemente la ragione. Hai ragione. Mi sono fissato su quello. Tra l'altro non l'ho mai visto. No, è bellissimo quel film. Pensa a te, tu sai le risposte. Io l'ho visto, ma non la sapevo. Di colore il dinosauro Barney. Ustia. Chi è il dinosauro Barney? Ago presente. Che ma perché? Ma perché? Chi è? C'è quel dei Raptors. Che ha presente i meme? No, dei è vero. Dai. Quando che ti vedi i Toronto Raptors durante la stagione o durante il playoff? È vero! E quel viola! È bellissimo quel meme, ma cazzo porco, quello è Barney. Barney Stinson mi è venuto in mente. Vabbè, ma che roba è? Adesso diamo un po' fastidio. E il ghiaccio pure! E il ghiaccio, ma che fai? Ma l'unica che sapevo, ma vaffanculo, Jugoslavia. Guarda che hai risposto prima del team. Ma sì, grazie a tanto. Bitch. Non ho il ghiaccio. Ma vabbè. Alla fine non so se ho fatto meglio o peggio di prima della verità. Vuoi che rifacciamo un altro video? No. Vuoi che facciamo un altro video? No. Adesso il Trevo ci leggerà questa fantasmagorica pergamena che ha appena vinto. Sì. Commovente. Io dove sono? Che di prima non ero dietro là. Non sono arrivato abbastanza in alto stavolta. Ah, eccomi.
Applaude, ecco. Guardate, tocco per aprire. Adesso, per concludere in bellezza, nell'ottobre del 2012, sì, l'apneista Stig Severinsen, sì, ha trattenuto il respiro sott'acqua per 22 minuti, più a lungo di un intero episodio dei Simpson. Perfetto, e con questa perla di saggezza in cui ci sarà stata sotto la musica di Super Quark, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ho perso, non so se clamorosamente o meno, sarete voi a dirlo nei commenti. Sfidatemi a questo gioco perché tanto vi faccio il culo come una capanna. Proveremo a giocare anche con il Furia, magari con qualcun altro. Lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale. Ci rivediamo non domani, perché domani è Ferragosto, ma neanche il 16 forse, forse con una live il 16, forse non lo so. Insomma, state aggiornati su Instagram così sapete quando usciranno i video. E vedremo. Alla prossima. Bello. Ciao.